arrivato, Shepard. L'uomo misterioso ci ha posto sotto il tuo comando. Hai qualche ordine? Cosa avete trovato nelle altre colonie? Niente. Nessun segno di attacco, nessun cadavere. Neanche una traccia di materiale genetico insolito come indizio. Sono solo scomparsi. E non abbiamo alcun bersaglio da affrontare. Sei sicura di essere disposta a seguire i miei ordini? Non ti abbiamo riportato tra i vivi per dubitare di te, comandante. Se l'uomo misterioso dice che comandi tu, comandi tu. Cosa ti fa pensare che questa indagine porterà qualcosa di nuovo? Con le altre colonie sono passati prima gli agenti ufficiali. A volte anche i saccheggiatori o le squadre di recupero. Questa volta speriamo di essere i primi. Forse troveremo degli indizi prima che qualcun altro disturbi la scena. La nostra priorità è cercare dei superstiti. È improbabile, comandante. Nelle altre colonie non era rimasto nessuno. Erano deserte. Sarebbe bello trovare qualcuno. Sempre meglio di un'altra città fantasma. Pare che qualcuno se ne sia andato nel bel mezzo della cena. Strano, niente corpi, nessun danno strutturale, nessuna traccia di una battaglia. Esserci ostili. Avrebbero dovuto riconoscerci come esseri umani. Qualcuno li ha riprogrammati per attaccare a vista. Qui non siamo soli. Ci hanno visti. Non ti muovere! Razza, avevi detto che ci avrei pensato io. Ma tu sei Shepard? Meglio non correre rischi con gli agenti di Cerberus. Giù le armi, subito! Shepard, ma com'è? Sei vivo? Ricordi i dati che ti diedi sui Geth, Tali? Non ti aiutarono con il tuo pellegrinaggio? Sì, certo. Giù le armi, Prazza. È di sicuro il comandante Shepard. Perché il tuo vecchio comandante lavora per Cerberus? Non lo so, forse dovremmo chiederglielo. Sono quasi morto, Tali.
Cerberus ci ha messo 2 anni a ricostruirmi. Mi ha chiesto di indagare sugli attacchi alle colonie umane. Che storia commovente. Nessuno spenderebbe così tante risorse per riportare in vita un singolo soldato. Non hai mai visto Shepard in azione, Prazza. Fidati, sono soldi ben spesi. Forse possiamo collaborare. Siamo venuti qui per cercare un Quarian di nome Vitor. Era qui in pellegrinaggio. Non è un po' strano? Un Quarian su una remota colonia umana? I Quarian possono scegliere dove recarsi in pellegrinaggio. Vitor voleva aiutare un piccolo insediamento. Si è sempre trovato a disagio nei luoghi affollati. Molto instabile, insomma. Senza contare il danno ai filtri CO2 della sua tuta e all'infezione causata dall'esposizione diretta. Deve essere fuori di sé. Quando ci ha visti atterrare si è nascosto in un magazzino ai margini della città. Deve aver programmato i mech per attaccare tutto ciò che si muove. Vitor è l'unico che possa dirci cosa è successo qui. Dovremmo collaborare per trovarlo. Ottima idea. In ogni caso servono 2 squadre per superare i droni. Ora lavoriamo con Cerberus? No, Prazza, tu lavori per me. Se non vuoi obbedire agli ordini, torna pure sulla nave. Dirigiti verso il magazzino passando per il centro della colonia. Noi faremo il giro largo per attirare qualche drone e aprirti un varco. Cerberus non sembra andarvi molto a genio. Cosa mi sono perso? Hanno ucciso la nostra gente. Si sono infiltrati nella flotta e hanno cercato di distruggere la nostra nave. Io ho una versione dei fatti leggermente diversa. Non è stato niente di personale. Più tardi potremo discutere su chi ha ucciso chi. Al momento abbiamo un lavoro da svolgere. Concordo. Dobbiamo collaborare per trovare Vitor. Assicurati di mantenere il contatto radio. Certo. Buona fortuna, Shepard. Qualunque cosa succeda, è stato bello rivederti. Siamo stati individuati. A sovraccaricarti. Notevole. Andiamo, possiamo ancora raggiungerli. Volevano raggiungere Vitor per primi. Metti a riparo la tua squadra e io aprirò le porte della zona di carico. Ci ripareremo vicino alle porte. Vai avanti tu, Shepard. D'accordo. Ricevuto. Vai avanti, Shepard. Copriremo la porta.
corazza pesante. Quei Quarian non avevano speranza. Quel bastardo è un osso duro, non sarà facile sconfiggerlo. Questo è prezioso. Va a cercare Vitor mentre io mi occupo dei feriti, Shepard. Probabilmente si nasconde nella zona di carico. Torneranno. Mech proteggeranno. Al sicuro da Shami. Devo nascondermi. Non mostri. No, Shami. No, 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 no. Vitor? No, Vitor. Non qui. Shami non possono trovarmi. Mostri torneranno. Devo nascondermi. Nessuno ti farà più del male. Non ti sente, comandante. Devo nascondermi. Voi siete umani. Dove vi siete nascosti? Perché non vi hanno trovati? Di chi stai parlando? I mostri. Gli sciami. Loro hanno preso tutti. Noi non siamo superstiti, Vitor. Siamo appena arrivati. Voi non sapete. Non avete visto, ma io vedo tutto. Sembra un filmato di sorveglianza. Deve averlo assemblato manualmente. Cosa diavolo è? Santo cielo, credo sia un collettore. Sono degli alieni? Sono una specie che proviene da qualche settore oltre il portale di Omega 4. Pochissimi li hanno visti di persona. Di solito lavorano tramite intermediari, come schiavisti o mercenari. Se sono in qualche modo legati ai razziatori, questo spiegherebbe gli attacchi alle colonie. I collettori hanno una tecnologia molto avanzata. Potrebbero avere un'arma in grado di inabilitare un intero insediamento. Sciami cercatori. Nessuno può nascondersi. I cercatori vi troveranno, vi bloccheranno, poi i mostri vi porteranno via. Perché i collettori non ti hanno preso? Gli sciami non mi hanno trovato. I mostri non sapevano che ero qui. Di solito i collettori sono estremamente scrupolosi. Forse la sua tuta ha impedito che venisse rilevato dai sensori. O hanno usato una tecnologia progettata specificamente per trovare gli umani. Finora hanno attaccato solo colonie umane. Parlami ancora di quegli sciami. Ti trovano così. Nubi di cercatori. Macchine piccole come insetti. Arrivano ovunque. Ti trovano, ti pungono. Resti immobile. Sembrano droni in miniatura. Trovano le vittime e le immobilizzano con un campo di stasi o una neurotossina. Voglio sapere di più sui collettori. Nessuno ne sa molto. Sono così rari che molti dubitano perfino della loro esistenza.
Ma perché vogliono rapire i coloni umani? Qual è il loro piano? Forse l'uomo misterioso conosce la risposta. Poi cosa è successo? I mostri hanno portato la gente sulla nave e poi sono partiti. La nave è volata via. Ma torneranno per me. Nessuno può sfuggire. Credo che non potremo ottenere altro da lui, comandante. Grazie per ciò che ci hai raccontato. Sei stato molto utile. Li ho studiati. I mostri. Gli sciami. Li ho registrati con il mio factotum. Molte letture. Elettromagnetismo. Energia oscura. Dobbiamo portare questi dati all'uomo misterioso. Prendiamo il Quarian e chiamiamo la navetta di evacuazione. Cosa? Vitor è ferito. Deve essere curato, non interrogato. Non gli faremo del male. Dobbiamo solo scoprire se sa qualcos'altro. Ve lo restituiremo illeso. La tua gente ha già cercato di tradirci. Consegnandolo a voi, non otterremo mai le informazioni che ci servono. Prazza era un idiota e ne ha subito le conseguenze insieme ai suoi uomini. Puoi prendere i dati del factotum di Vitor, ma ti prego, lascialo a me. Non sei costretta a prendere Vitor e andartene. Possiamo collaborare, come ai vecchi tempi. Mi piacerebbe, ma non posso. Ho una missione da compiere. È troppo importante per abbandonarla, persino per te. Quando sarà tutto finito, e se sarò ancora viva, vedremo. Sembra pericoloso. Cosa stai facendo? Credo che sia meglio se Cerberus non viene a saperlo. Però riguarda lo spazio Geth, questo dovrebbe dirti quanto è importante. È traumatizzato e ha bisogno di cure mediche. Tali ci darà i dati del factotum e riporterà Vitor alla flottiglia. Certo, comandante. Grazie, Shepard. Sono lieta che sia ancora tu a dare gli ordini. Buona fortuna. Ti farò sapere se trovo qualcosa che potrebbe aiutarti. Siamo pronti a partire. Shepard, ottimo lavoro su Freedom Progress. I Quarian ci hanno inviato ciò che hanno scoperto dal rapporto di Vitor. Nessun nuovo dato. Ma visto il nostro passato, è un simbolo di pace insperato. Tu e io abbiamo metodi diversi, ma non posso negare i risultati. Ogni tanto, hai mai pensato di essere gentile? La diplomazia è ottima quando funziona, ma è difficile usarla quando tutti ti considerano una minaccia. Ma cosa più importante, hai confermato che dietro ai rapimenti si celano i collettori. Perché ho come l'impressione che tu lo sapessi già? Avevo i miei sospetti, ma servivano delle prove. I collettori sono a dir poco enigmatici. Viaggiano periodicamente fino ai sistemi Terminus in cerca di oggetti o campioni viventi apparentemente irrilevanti. In genere in cambio della loro tecnologia. Una volta completate le loro transizioni, spariscono con la stessa rapidità con cui sono arrivati, tornando oltre il portale inesplorato di Omega 4. Finora non avevamo prove di attacchi diretti da parte dei collettori. Perché il portale di Omega 4 è inesplorato? Cosa sappiamo su di esso? Soltanto che tutte le navi che lo hanno varcato non sono mai tornate. La nostra ipotesi è che il portale reagisca diversamente alle navi dei collettori, consentendo loro un transito sicuro. Se possono manipolare i portali, è un'ulteriore prova del loro legame con i razziatori. Hai idea del perché abbiano spostato la loro attenzione sugli umani? Se sono davvero agenti dei razziatori, potrebbe essere per diversi motivi. Ovviamente l'umanità ha giocato un ruolo chiave nella distruzione della Sovereign. Questo potrebbe essere sufficiente a richiamare la loro attenzione. Ciò che mi preoccupa è perché si siano presi la briga di rapire quei coloni. Una volta paralizzati gli umani, perché non ucciderli e basta? Cosa ci guadagnano i collettori da questi scambi? I collettori non parlano mai dei loro moventi. In genere cercano specie con mutazioni o anomalie genetiche rare. Pagano agli schiavisti e ai gruppi mercenari somme esorbitanti per ottenere tali campioni. E poi spariscono. Ma non avevano mai attaccato singole specie prima d'ora. E i campioni precedenti erano soltanto poche decine, non decine di migliaia. Mi stai nascondendo qualcosa. Come fai a sapere che sono coinvolti i razziatori? Il modello è il loro, nascosto tra i dati. Il Consiglio e l'Alleanza vogliono credere che la minaccia dei razziatori sia morta insieme alla Sovereign.
Tu e io sappiamo la verità. Non aspetterò che i razziatori si mettano in marcia. Dobbiamo colpirli prima che siano pronti. Se questa è una guerra, avrò bisogno di un esercito o di una squadra davvero capace. Ho già stilato una lista di soldati, scienziati e mercenari. Otterrai i dossier sui migliori in assoluto. Trovarli e convincerli a lavorare con te potrebbe non essere così facile, ma tu sei un leader nato. Io continuerò a seguire i collettori. Appena faranno la loro prossima comparsa, informerò te e la tua squadra. Tenetevi pronti. Tieniti la tua lista. Voglio persone di cui posso fidarmi. Quelle che mi hanno aiutato a fermare Saren ai Get. Sono passati ben 2 anni, comandante. La maggior parte di loro ha voltato pagina o ha cambiato schieramento. Dov'è Ashley Williams? È ancora nell'alleanza. Promossa di grado, credo. Il suo file è inaspettatamente riservato. Dov'è Urdnot Vrex? È tornato su Tuchank e non ha lasciato il pianeta per oltre 1 anno. Sta cercando di unire i clan dei Krogan. Che mi dici di Tali? Ci ha già aiutati su Freedom Progress. È stata una svolta imprevista. Prima di accettare mi occorrono maggiori informazioni. Dov'è Garrus Vakarian? Il Turian è scomparso qualche mese dopo che eri stato dichiarato morto. Persino noi non siamo riusciti a trovarlo. Dov'è Liara Zoni? Si trova su Ilium. Le mie fonti riferiscono che lavora per l'Ombra. In tal caso, non possiamo fidarci di lei. D'accordo, ho capito. Non sono disponibili. Sei un vero leader, Shepard. Otterrai chi vorrai. Sono ancora uno spettro. Forse potrai convincere il Consiglio ad aiutarci. Se credi di poterli convincere, fa pure. Ma ricorda, sei sparito per molto tempo. Le cose sono cambiate. Tu occupati dei collettori. Io mi assicurerò che la squadra sia pronta. Bene. Prima di andare, un paio di cose. Primo, inizia con il dossier di Mordin Solus. È un brillante scienziato Salarian. La nostra intelligence ritiene che potrebbe sapere come neutralizzare gli sciami cercatori paralizzanti dei collettori. Non ho ancora iniziato e già cominci a dirmi cosa fare. Ti sto dando un'indicazione. Ciò che ne farai è affare tuo. Sono certo che farai la scelta giusta. D'accordo. Qual è l'altra cosa? Ho trovato un pilota che potrebbe piacerti. Dicono che sia uno dei migliori. Qualcuno di cui puoi fidarti. Ehi, comandante! Proprio come ai vecchi tempi, eh? Non avrei mai pensato di rivederti. Senti chi parla. Io ti ho visto morire. Ho avuto fortuna e mi hanno attaccato un sacco di dubbi. Tu come sei finito qui? Senza di te è andato tutto in malora, comandante. Il Consiglio ha voluto dimenticarti completamente. La squadra è stata sciolta e io sono rimasto a terra. L'Alleanza mi ha privato di ciò che mi importava, così mi sono unito a Cerberus. Ti fidi dell'uomo misterioso? In genere non mi fido delle persone più in alto di me, ma questi non sono tanto male. Ti hanno salvato la vita, mi lasciano pilotare. Poi c'è questa. L'ho saputo solo ieri sera. Immagino che dovremo darle un nome.